Gli aerodromi militari della Svizzera sono responsabili della prontezza all'impiego permanente delle forze aeree. Per le missioni con gli FA-18 Hornet, l'esercito può disporre di una base rispettivamente nella Svizzera occidentale, nel Canton Lucerna e anche qui, nell'Oberland Pernese. Benvenuti nell'Aslital. Benvenuti presso l'aerodromo militare di Meiringen. Le forze aeree svizzere impiegano 3 squadriglie d'aviazione di FA-18 composte da piloti di professione. Una di queste è la squadriglia 11 che dal 2006 è stazionata a Meiringen. La tigre è il suo segno distintivo e sta a significare astuzia, combattività e impegno. Sono tutte caratteristiche indispensabili ai fini di un impiego di successo nell'ambito della difesa aerea. Tra i compiti principali della squadriglia rientrano soprattutto i voli di controllo ed intervento di polizia aerea. L'FA-18 Hornet si inserisce in una schiera di rinomati predecessori che nei decenni passati hanno potuto annoverare Meiringen quale home base. L'aerodromo alpino è stato costruito nel 1941, quale importante elemento nella strategia del ridotto nazionale, e da allora ha vissuto uno sviluppo costante. Fiore all'occhiello all'aerodromo è tutt'oggi il sofisticato impianto segreto a caverna. Qui l'equipaggio e i velivoli possono trovare riparo da attacchi aerei nemici all'interno del massiccio delle Alpi. Nessuna missione nell'aria è possibile senza l'impiego del personale di terra. Il comando d'aerodromo di Meiringen offre lavoro a oltre 200 impiegati e figura pertanto come uno dei maggiori datori di lavoro nell'Oberland Pernese. Ogni singolo collaboratore è uno specialista nel proprio ambito. Lavori di controllo svolti con minuziosa perizia, nonché massima cura e precisione, sono particolarmente importanti nel trattamento delle costose attrezzature. Qui operano collaboratori mattinieri, buongustai e nottambuli, talvolta rumorosi, talvolta silenziosi. 6-1, wind 270 degrees, 3 knots. Qui si comunica e coordina, si pulisce, si ripara, si organizza, si effettuano rifornimenti e operazioni di spegnimento, mentre alla generazione che seguirà vengono impartite nuove conoscenze. Le conoscenze attuali sono costantemente ampliate e oggetto di allenamenti pratici in modo da poter reagire correttamente in caso di evento reale. Al comando d'aerodromo di Meiringen appartiene pure la base per il trasporto aereo di Belp. Anche qui vi sono condizioni eccezionali, sebbene da un altro punto di vista. Tra i clienti abituali si contano infatti i membri del Consiglio federale e ospiti di rilievo sia svizzeri che stranieri. Tra i piloti, l'aerodromo militare di Meiringen è noto come un aerodromo alpino particolarmente impegnativo dal punto di vista aeronautico e la sua fama si estende ben oltre i confini nazionali. Quale unica base d'appoggio delle forze aeree, l'aerodromo opera con una caverna tuttora attiva e, grazie alla sua posizione favorevole dal punto di vista tattico, contribuisce in maniera considerevole alla protezione dello spazio aereo svizzero. L'aerodromo militare di Meiringen.